Buonasera cari amici, benvenuti al Leader. Siamo in compagnia di Paola Palazzani, presidente dell'azienda Palazzani Industrie. Buonasera, benvenuta. Buonasera Marco. Dunque, di cosa si occupa la sua azienda? La mia azienda si occupa di produzione di piattaforme di sollevamento persone, per intenderci quei macchinari che vanno in altezza, portano persone in altezza. Ah no, quelli che non ce la fanno alzarsi la sedia, no, proprio... No, quelli che portano le persone in altezza per manutenzioni, lavori vari... Quindi quelli che vediamo per strada, quelle specie di gru, di bracci, che sollevano queste piattaforme, sì. c'è un omino, un operatore in genere che non soffre di vertigini come me, quindi ecco, va a altezze. Sì, questo. Qual è l'altezza maggiore che voi... 58 metri. 58 metri? 58 metri, sì. Ma come li scegliete queste persone che non soffrono di vertigini? Fate un esame prima. Sono delle cavie che si immolano alla causa. No, beh, bisogna fare un corso, bisogna avere un patentino e... Ah, ecco. Sì, bisogna essere... Li formate voi? No. No, non li formiamo noi, ma i nostri clienti li formano con vari organismi specializzati. Voi, la vostra storia dell'azienda qual è brevemente? Brevemente, l'azienda è stata fondata da mio nonno nel 1935, si occupava di articoli per l'agricoltura e poi ha cominciato a produrre mezzi per il movimento terra, quindi un settore completamente diverso. E poi negli anni 80 mio padre ha inserito questi mezzi di sollevamento, prima su autocarro, come dicevamo prima, e adesso insomma mezzi semoventi che si chiamano ragno, quindi non hanno nessun mezzo sotto. Ragno? Ragno, sì. Si chiama ragno. È stato chiamato ragno da noi, diciamo che l'abbiamo inventato noi in Italia, perché ha quattro stabilizzatori che visti dall'alto sembrano una arachnide e ma si muovono su cinghie. Ci sono dei contropesi per... Sono dei telai, è un telaio di acciaio, banalmente, con diverse motorizzazioni, quindi un motore diesel e un motore elettrico, che muovono questi cingoli, hanno una torretta montata su una ralla. E quindi c'è un operatore anche a terra che fa muovere il... In realtà no, l'operatore è sempre lo stesso che può movimentare il mezzo da terra, poi sale in cesta con l'imbragatura, l'elmetto e può... Ma dall'alto può operare lo può spostamento? Operare solo, questa è una domanda da tecnico, può muovere sui ragni, può muovere solo il braccio idraulico e non il carro. Il carro può lavorare solo stabilizzato. Ah, ho capito. Per motivi di sicurezza. Dunque, la vostra clientela di riferimento qual è? Ma la clientela negli anni è variata. Il noleggiatore diciamo che è un po' il cliente di punta in questo momento in cui i noleggiatori noleggiano un po' di tutto, quindi dal trapano alla piattaforma. Però anche il manutentore, colui che deve lavorare in un posto, per esempio, in una chiesa, in un posto chiuso, in uno shopping mall, il Duomo di Milano possiede la nostra macchina, quindi manutenzioni per il verde, per l'edilizia, e come dicevo, quindi varie applicazioni. Che cosa differenzia le vostri competitors? Beh, prima di tutto la storia, probabilmente, perché noi siamo tra i più vecchi costruttori di piattaforme. E beh, la 35. La storicità conta. Poi l'evoluzione che noi abbiamo fatto negli anni, perché dagli anni 80 adesso noi abbiamo introdotto un nuovo modo proprio di lavorare. Le macchine sono sempre più tecnologicamente avanzate, quindi parliamo di PLC, parliamo di schermo touch sulle piattaforme, dobbiamo immaginarci dei macchinari un po' futuristici. Certo. Dove però ancora l'essere umano è al centro di tutto. Quindi certo, la tecnologia ancora... c'è, ma deve essere usata dall'essere umano. Quindi, quindi ci vogliono operatori preparati, formati, sì. capaci, che non soffrono i vertigini, come ripeto. E che siano in grado di portare a termine il lavoro nel breve tempo possibile e fatto bene. E fatto bene. I vostri punti di forza quindi quali sono? Ma i nostri punti di forza sono la flessibilità, perché noi produciamo la più ampia gamma di ragni, e sicuramente la cura nel dettaglio che mettiamo nelle nostre macchine, noi le personalizziamo per i nostri clienti, sia per i colori che anche per gli adesivi. E l'alta tecnologia e poi una cosa che viene data forse per scontata nel nostro settore, ma non lo è, la sicurezza. Quindi sono convinta che noi produciamo... E la sicurezza direi che è fondamentale. È fondamentale. Ma non deve essere data per scontata. Certo, questo si dice. Assolutamente no. Quindi le innovazioni che vado a portare negli ultimi anni sono solo di carattere tecnologico? Molto di carattere tecnologico, sicuramente di strutture delle macchine, quindi strutture... avanzate, diverse da quello che è la massa, perché poi abbiamo... Ma perché la macchina deve avere i cingoli e non le ruote?
Noi la macchina è nata con le ruote, ma poi il cingolo effettivamente va ovunque, perché va su terreni sconnessi, può salire delle scale, può salire delle rampe, si può caricare sulle rampe dei camion, e il cingolo è un valore aggiunto che non può prescindere. Ha una maggiore flessibilità nel movimento. Sì. Ci sono anche cingoli allargabili, quindi che possono entrare per esempio stretti in una porta, in un portone, e poi si allargano per dare maggiore stabilità. Addirittura? Sì, è tutto un mondo da scoprire. Avete un impegno per quanto riguarda l'ambiente? Sì, noi già 15 anni fa abbiamo costruito la nostra prima macchina eco con le allora batterie al piombo, che c'erano batterie al piombo, batterie al gel. Noi offriamo 3 motorizzazioni, per cui macchina col motore diesel e motore elettrico per usi interni e esterni, e poi le macchine ibride, quindi con un motore diesel e il pacco batterie, e anche la macchina completamente elettrica. Ho capito. Che è effettivamente ciò che il mercato adesso chiede. Senta, come si diventa leader nel vostro settore, secondo lei? Impegno, sudore, tanta passione. E poi sicuramente mettendo... Poi deodorante dopo tutto questo sudore. Sì. Quello importante. Quindi impegno, diceva, tanta passione. Tanta ovviamente. Passione e ascolto al cliente, che è la parte più importante. Direi, cioè soddisfare il cliente nelle esigenze di cui ha bisogno. Sì, da piccola azienda, quale eravamo, le maggiori innovazioni noi le abbiamo conquistate grazie al suggerimento dei clienti. Direi che, certo, ascoltare il cliente è importante perché aiuta. In tutto. Senta, avete dei progetti futuri? Tanti, tantissimi. Sicuramente rinnoveremo la gamma, stiamo introducendo dei macchinari nuovi. Nuovi. Però adesso non le posso dire troppo, no. La gamma va sempre strutturata, va sempre rivista. È un po' come nell'automotive, no? Quando un modello diventa troppo vecchio, certo. Va e ristrutturato. Sicuramente sempre più tecnologicamente avanzati, e quello che per noi è importante è la facilità di utilizzo, perché poi sono macchine complicate, se avessero 8.000 bottoni non li utilizzerebbe, certo, nessuno. Invece ci stiamo concentrando su proprio quello che è la facilità di utilizzo per tutti gli operatori. I vostri operatori sono, che età hanno mediamente? Ma in realtà di tutte le età, perché ci sono operatori molto, scusi il termine, schillati, che hanno già sui 50-60 anni, ma anche nuovi operatori giovani che stanno portando avanti. Ci sono giovani che si affacciano a questo settore. Ci sono giovani che si affacciano, sempre più difficili da trovare, ma che si affacciano, certo, a questo settore. Bene, la ringrazio di essere intervenuta, le auguro un bocca al lupo, alla prossima, grazie. Grazie mille, arrivederci.